Perché se falliscono le banche e le imprese, fiumi di soldi, ma alle famiglie, ai lavoratori, le briciole. Questo è insufficiente? O non è un esempio di quel capitalismo compassionevole di Bush che ha portato esattamente alla crisi di oggi? Poi Berlusconi giorni fa ha annunciato il blocco delle tariffe elettriche, eccetera, per gennaio. Bravo, visto che a gennaio è previsto una forte discesa delle tariffe elettriche e del gas. Quando scendono dice le blocco. Obiscono, potete bloccarle prima, almeno lasciano scendere. Ha annunciato che lo Stato garantirà che i mutui a tasso variabile non possano scendere, non possono salire sopra il 4%. Stanno scendendo sotto il 4% perché i tassi di interesse delle banche centrali stanno rapidamente scendendo per finanziare la tenuta economica. Per cui fa mille volte bene la CGIL a confermare lo sciopero del 12 dicembre. La quale quest'anno dice, Nicoletta no, Bertone D'Alema non si sa, Rutelli certamente no, Fierone certamente no, eccetera. Tremonti dice ci vuole un'etica, sì, la sua, condoni, bonde, condoni tombali. Io non voglio approfondire, badate, ma lo strame che si sta facendo sulla scuola e l'università, ieri tutti a dire, beh, questo provvedimento sull'università insufficiente anche questo, però guardate che c'è dentro una, intanto verranno finanziati gli atenei che hanno i conti in ordine, a Calabria è perduta, sì, perché nel frattempo ti annuncio che tagliando i trasferimenti anno per anno anche le università che hanno conti in ordine vanno in rosso entro il 2010, quindi perduti. E mentre al nord qualche università si finanzia per il 60% con fondi propri, perché c'è lì una parte di impresa in grado di mettere i soldi, qui non hai un sistema economico che è in grado di investire sull'università. Per cui è del tutto evidente dove va a parare questo sistema. Ma c'è un'altra cosa, quando dice che i professori verranno messi in una particolare anagrafe in cui c'è i titoli scientifici di ognuno anno per anno, chi la fa l'anagrafe? Il ministero? Cioè il ministero che certifica chi produce scienza e chi no. Siamo al fascismo, eh? Perché nel mondo esiste la peer review, cioè la valutazione è tra pari, non è il potere politico che ti valuta. Esistono agenzie indipendenti di valutazione della produzione scientifica, non è i governi che valutano. E tutti qui a dire però è interessante, è un passo verso la qualità, è una pura aberrazione. Una sola parola sul Partito Democratico che sta facendo questa opposizione che sembra fatta apposta per farsi mettere con le spalle al muro. Io nella vita ne ho sbagliate tante, una cosa sono sicuro di averla azzeccata, insieme a voi, di non aver aderito al Partito Democratico. Un grumo di correnti personalizzate, questione morale che dilaga, e una questione morale del Berlinguer 83 nasce quando i partiti diventano macchine di potere. E chi dice che si solleva la questione morale è moralista, vada a vedere il questionario con 67 domande che Barack Obama pretende che venga firmato col sangue per diventare suo collaboratore, in cui gli chiede persino se hanno mai ritardato il pagamento dei contributi a una badante o preso una multa per divieto di sosta. Figuratevi voi per corruzione o confusione.